Perché io non so giocare, se no ce l'ho pure io con mio marito. Avevamo almeno 200 milioni. Ma gioco mica finito, continua domani sera. Su, stanotte, ero invincibile, più giocavo e più vincevo. Era tutto mano mia. Oh, sa vecchia me diceva, gli portavo io almeno mezzo miliardo. Dico mezzo miliardo. Pino, te vanno al telefono. È sceso ben nessuno, chi è? La vecchia. Peppi, corri, non la fa aspettare. E che vuoi? La vecchia è resuscitata. Metti in banca, che ti danno pure l'interesse. Sì, io so, corri, so. La vecchia, devo te guardia, stammi vicino, dire poi a te, ne c'ho i soldi. Tanto, andiamo. Ce penso io. Ragazzi, non famo scherzi, io sono armato e sparo, eh. E lui è stato a te. Oddio, fosse morta, oh. Sì, pronto? Pronto? Oh, scusa, pronto? È stato Vezzinti, pronto? Sì, sono io, Peppino. Ah, dimmi, Pasquali. È pazza, ma va? Ah, buonasera, signora. Scusi, signora, mi dica. Qui c'è un po' di confusione. La vecchia si è ripresa e può continuare a giocare. Bene. Tu che vuoi fare, Peppi? Non lo so, che devo fare? La vecchia si è offesa, se che siamo scappati. E se non andiamo su subito con tutti i soldi a finire la partita, lei via aeroplano e non ritorna più. Ma questa è la grande occasione che aspettavi, Peppino. Lo so, aspettavo, ma... Oh, i soldi! Ma hanno rubato i soldi! Stanno qua! Oh, e fatti scherzi, mi fai morire. Professore, qui ci avevo 7 milioni, che dovremmo fare? E mo te lo dico io. Datemi una sedia. Eccola. Senti, Peppino, davanti a questa spontanea assemblea di popolo, io voglio porti una domanda molto importante. Sì, professore. Ci aiuti lei, perché noi siamo ignoranti, no? Ecco, bravo. 8 anni fa, quando hai incominciato questa lunga partita con la vecchia, dico, non hai stabilito un piano di lotta, no? Un obiettivo finale da raggiungere. Rispondi? E io no. Ah. E così tu hai accettato il giocare questa lunga partita, ti sei impegnato in questa tremenda lotta che ci ha tenuti tutti quanti siamo in un'angoscia drammatica per anni. E adesso mi viene a dire che non sapevi qual era l'obiettivo finale da raggiungere. Scusi, ma che obiettivo? Ma che è l'obiettivo? L'obiettivo è il quantum. Boni, mo ve lo spiega. E il quantum? È la quantità di danaro, ossia di potere, che vogliamo strappare alla vecchia signora. Ora io dico, ci vogliamo accontentare di poco. Non so, l'obiettivo che vogliamo raggiungere è quello dei 100 milioni, 1 miliardo, 10 miliardi. Beh. O vogliamo toglierle tutto. Tutto. E poi dividere equamente il denaro fra noi. Tutto. Tutto, padre, tutto. E non è la prima volta che succede. Il vecchio principe Glauco Pignatelli, per esempio, nel suo castello di Zagarolo, in una sola notte si giocò tutto il suo favoloso patrimonio. Alla fine si giocò pure la moglie, della quale era pazzamente innamorato. All'alba poi stappò una bottiglia di champagne e si sparò un colpo alla tempia. No, no, è meglio che ve rassegnate. E coi soldi che avete vinto vi comprate un appartamentino di 2 stanze e pagate i debiti. Sì, paghiamo i debiti e stiamo peggio di prima. E allora che volevo fare? No, dico, vogliamo accontentarci di questi 4 soldi e rinunciare per sempre alla vecchia che vale 2.000 miliardi? Rassegnarci a questa vita misera, oscura, senza la speranza di vedere un po' di luce. Amici, lottare significa esistere. Rassegnarsi è come morire.